Vangelo secondo Giovanni. Era il giorno della Parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati, con una lancia, gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Solennità del Sacro Cuore di Gesù. Uno dei soldati gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Nella nostra cultura il cuore è il simbolo dell'amore. Dunque, nella festa di oggi noi ringraziamo Gesù perché ci ama infinitamente. Lui si è fatto uomo come noi proprio per amarci in concreto. Nel Vangelo di Giovanni lui stesso dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Il brano del Vangelo che la liturgia ci propone oggi ci descrive il significato teologico del suo atto di amore nella morte. Era consuetudine affrettare la morte dei crocifissi con lo spezzare le gambe. A Gesù invece, che era già morto, trafiggono il cuore ed esce sangue e acqua. Nella Bibbia il sangue è la sede della vita e l'acqua, nel Vangelo di Giovanni, è il segno dello Spirito Santo. Leggiamo infatti: nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva». Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato con la sua morte. Qui i due elementi sono strettamente uniti. Lo Spirito non è un dono autonomo di Gesù, ma ci viene comunicato mentre egli dà la sua vita, il suo sangue versato per noi. Questo fatto è di fondamentale importanza per l'Evangelista, perché non si tratta di un semplice atto di cronaca, ma significa che se Gesù non avesse offerto la sua vita al Padre, noi non avremmo mai ricevuto la pienezza dello Spirito Santo. San Giovanni annette una decisiva importanza a questo avvenimento. Egli testimonia solennemente di aver visto, e la sua testimonianza è perché anche voi crediate, non allo svolgimento della morte di Gesù, ma al suo significato. Eleviamo dunque i nostri occhi a contemplare il cuore squarciato di quel crocifisso che ha dato tutto se stesso per noi, e diciamogli il nostro grazie.